Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi? Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Oggi la liturgia ci invita a riflettere sulla piccolezza e l'umiltà, partendo da una domanda che non è né piccola né umile. Chi tra noi è il più importante? Si chiedono gli apostoli e discutono fra loro. Non sono in sintonia con il Maestro. Il Maestro però conosce il loro cuore e li porta a pensare che la grandezza che lui offre è nella piccolezza, nell'essenzialità, nel servizio verso i piccoli, rimanendo in sintonia con il cuore del maestro. Il maestro avvicina a sé un fanciullo, accompagnando le sue parole con un gesto particolare. Mette a confronto con i discepoli un ragazzo, non come modello, ma come soggetto al quale si deve dare attenzione. Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Il maestro sta riportando nei loro cuori la loro missione, ribadisce che la grandezza è nel servizio verso i piccoli. Vi è dunque un capovolgimento di valori. Chi accoglie il Vangelo deve rivedere i suoi giudizi. Per entrare nella logica del Vangelo bisogna essere in sintonia con il maestro. Il brano prosegue con le parole di Giovanni che dice al maestro: Abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Se facciamo attenzione, Giovanni non dice perché non è con te oppure perché non ti segue. Il problema per Giovanni è che l'uomo non è uno di loro. Il maestro aiuta i suoi discepoli a capire che la logica del suo annuncio sta nella sintonia con lui, nell'operare in suo nome e che tutti coloro che accolgono tale logica sono collaboratori e non nemici, anche se fisicamente non sono con loro. Accogliere la logica del Vangelo e operare nel suo nome ci apre la possibilità di crescere nell'accoglienza e di rimanere in sintonia con il Maestro. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.